Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Di Pre. Questo è l'Andrea Di Pre per lei. Non poteva non esserci una Venere assoluta moderna, l'attrice Maria Monsè. Ciao Maria. Ciao a tutti, bentrovati. Eccoci qua con questo libro stupendo. Ecco, lo mostriamo. Allora, sì. Maria, vedi, ecco, hai in mano il libro di Patrizia De Santis, certo, Boccaccio. Cara amica, adesso anche scrittrice. Sembra che questo è il suo primo libro, in realtà. Lo è o non lo è? Posso sbilanciarmi in questa dichiarazione? Ecco. Dovrebbe. Beh, 20 anni ci ha impiegato a scriverlo, ma non perché, proprio perché è un mistero costante e continuo. Maria, mi fa molto piacere vedere che appunto un'attrice come te, certo la bellezza è la chiave della tua fantasia, però hai anche quel tuo modo, quell'eleganza che i tuoi adoratori sanno bene, giusto? Sì. Però mi piace che supporti un libro che parla di donne, che parla dell'importanza, della centralità della figura femminile, che deve essere rispettata. Già il Boccaccio l'aveva capito, è importante che oggi questo si verifichi. Certo, diciamo che al giorno d'oggi, dove quasi tutti poi leggono così sporadicamente le notizie su internet, invece è giusto calarsi in una bella lettura appassionante come questa, che ci fa ritornare come un tempo. No, è vero, oggi che ormai è tutto in internet, però andate in libreria, vedrete che è un libro che vi incollerà alla lettura, perché parla di mistero. Ed è importante avere delle testimonial, appunto come Maria in questo caso, che crede, tanto perché Patrizia è una tua amica, giusto? E anche e si occupa di te, possiamo dire, a livello lavorativo, ecco, immagino. Si occupava. Comunque c'è questa relazione. Però Maria, vorrei che tu dicessi, cosa vuoi dire invece al pubblico di chi ti segue e di quelli che ti adorano? Allora, adesso ho questo libro tra le mani, però senza nulla togliere a questo bellissimo libro, vi aspetto anche con il mio libro che uscirà tra pochissimo. Ah, beh, diciamolo, ma quindi scherzo. Quindi io lancio, dal lancio di questo libro, ne lancio un'ultima, visto che mi parli del mio pubblico. Certo, del mio pubblico. Certo. Posso raccomandare 2 libri, 1 e 2, quindi lo metto anche quasi in secondo di piano. Di cosa parlerai in questo libro? Di cucina, quindi passiamo dal Boccaccio alla cucina. Che avete visto che, ecco, che anteprima straordinaria, quindi amanti diciamo di Maria nel suo incanto scenico, nel suo basico istinto, sappiate che fra poco uscirà il suo libro, quindi procuratelo, tenetevi in pronti. In cucina col tacco 12. Vabbè, anche il titolo è importante, questo aspetto. Complimenti Maria, questa bellezza siciliana, giusto? Grazie, no, pensavo che stavamo già salutando. Ecco, che incanterà e che è destinata ad incantare l'Italia, ma secondo me anche chi ci segue da altre parti. Maria, l'ultima cosa, ecco, però è uno spazio tuo, quindi questo, cioè, non è un'intervista la mia. Ah. Il pubblico cosa succede? Gode nel vederti. Ti ringrazio. Cioè, nel senso che è felice di vederti. Quindi, e quindi cosa vuoi dire? Faccio 2 chiacchiere con il sì, pubblico. Sì, allora, sì. Carissimo pubblico, ti voglio tanto bene. Faccio finta che sto parlando con dei carissimi amici che mi stanno guardando. E quindi, a parte che vi mando un caldo abbraccio virtuale, perché ovviamente è soltanto così, immaginandolo, che posso mandarvelo. Poi magari un giorno conoscerò anche i miei telespettatori, me lo auguro. Che devo fare? Devo allungarmi nelle chiacchiere, dire qualcosa. Mi vedrete anche presto su Rai 1, in una trasmissione molto carina, dove si balla. Poi non dico il titolo per scaramanzia, anche se ho già firmato il contratto. Che vi devo dire? Vi devo dire che, insomma, io sono veramente felice, non mi manca niente, perché ho la bambina più bella del mondo, che si chiama Perla. E adesso il lavoro mi dà delle soddisfazioni e quindi sto al massimo. Io aggiungo solo questo, complimenti, perché tu porti in alto l'altezza della civiltà italiana, il Boccaccio del libro di Patrizia, perché per come rappresenti la bellezza italiana la porti nel mondo. E mi piace anche perché mantieni sempre questa affabilità che ti caratterizza, ma è così. Mi sembra di capire, Maria Monsè, che ti piace proprio la schiettezza, giusto? L'immediatezza. Sì, certo. E penso che sarai così anche in cucina. Sempre, sempre così. Qual è la ricetta che preferisci? No, volevo mandare un bacio di saluto, ancora andiamo avanti. La ricetta poi basta. La ricetta è la parmigiana, quella con le melanzane grigliate. Ecco, avete sentito. Ok, avete sentito. Grazie Maria, grazie. Grazie. Maria Monsè, stupenda. A presto, Andrea Di Pre. Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Questo è l'Andrea Di Pre per lei.
una venere assoluta, moderna, stupenda, Maria Mansè, attrice. Sì, sì, rifacciamo, ho detto Mansè. Scusate, Mansè, scusate, bravo.